Ciao a tutti! Più puntuale delle bollette del gas, mannaggia a me, che devo ancora che devo pagare. Ciao a tutti! Più puntuale della bolletta del gas che ti scala i soldi dal conto, arriva il momento del film trash di Netflix. E appena non c'è neanche il tempo che venga fatto l'annuncio, che trovo i DM che esplodono. Esplodono di richieste, esplodono di terrore. E quindi tutti voi mi avete scritto per dirmi: oh mio Dio, esce l'ennesimo film trash. E quindi per l'occasione, nell'attesa della sua effettiva uscita e della recensione che ne conseguirà, sono pronto di armarmi di cuffie e fare una reaction. Perché sì, il temutissimo live action, o comunque la trasposizione cinematografica dei Fabbricante di Lacrime, è possibile, è disponibile, è realtà. E quindi dobbiamo andare a fondo. E io non ho guardato per mia scelta nessuno dei messaggi che mi è arrivato, perché non volevo fregarmi la notizia. Tra l'altro è una cosa che mi sarebbe proprio scappata. Io non ho visto mai in home questo trailer. Mi è stato mandato da tutti voi, quindi grazie per mantenermi aggiornato, perché altrimenti mi sarebbe completamente sfuggita la cosa. E quindi Fabbricante di Lacrime è uno dei libri iconici della rubrica Libri Trash, che effettivamente, nonostante non lo ritenga assolutamente uno dei peggiori libri trash anche nel settore romance che abbiamo affrontato, rimane comunque un mistero su come poi trasporre quel libro, perché è un libro che, pur non essendo appunto nella gravità assoluta di altre cose, è un libro che io faccio fatica a immaginare trasposto, perché è un libro comunque abbastanza ripetitivo, che non ha un arco narrativo così forte, non ha una struttura forte nel senso che può reggere un film. È un tipo di struttura che ha senso per le storie di Wattpad, quindi quel tipo di storie che vengono aggiornate capitolo per capitolo, stile feuilleton contemporaneo, sui cellulari, perché ti devono mantenere lì e ha più l'effetto di soap opera, con la cosa che determinate meccanismi come ripetizioni, situazioni del tipo che sbroccano e poi fanno all'amore, fanno le cosacce, sbroccano e fanno le cosacce in una fruizione frammentata di questo tipo, possono anche funzionare sul suo pubblico. Dal punto di vista del cinema viene un attimo il dubbio esistenziale, ma più che poi vabbè, mi sto facendo sto pippone, ma in realtà non è assolutamente il primo film, ahimè, tratto da una fanfiction di Wattpad o un racconto di Wattpad. Abbiamo già visto tragici esempi in passato, ed è normale che molti di questi non siano film assolutamente di qualità, ma anche perché proprio in alcuni casi manca la sostanza. Cioè, mi viene in mente banalmente il sequel di Attraverso la Finestra, lì, quella roba lì agghiacciante, un film che non ha senso d'esistere. Oppure ancora, vabbè, gli svariati After, che dire, ormai siete più esperti di me. Quindi sono anche abbastanza curioso di venire a patti con questa novità, e quindi teaser trailer che dura pochissimo, 50 secondi, quindi vabbè, vediamo di far uscire qualcosa. Vediamo almeno le atmosfere un po', comunque, no, 40 secondi è pochissimo, raga, è pochissimo. Vediamo che cosa salta fuori, sono curioso di vedere cosa ne esce, diciamo. Magari, allora, io spero che sia un film che la butti in cacciara, però un altro pericolo, essendo, cioè un altro pericolo, nel senso, meglio così per i fan, però per il Matteo Fumagalli che vuole un po' di sano trash, male male. Però quello che mi immagino è che, essendo un libro mega bestseller, che ha venduto una fracassata di copie, molto probabilmente ci sarà stata un'attenzione anche sugli elementi che non funzionano, ad esempio le descrizioni ripetitive che non funzionano al cinema, le descrizioni ripetitive, le situazioni ripetitive. Può darsi anche che abbiano fatto una scelta di non essere perfettamente ancorati al romanzo d'origine.
anche perché il libro in sé di trash grave come un after di Anna Todd non ne aveva così tanto. C'erano dei picchi tipo le rose nere, le rose rosse, c'era il picco della lumaca, ci sono dei picchi trash devastanti, però cose gravi tipo il lenzuolo macchiato di sangue in after no, e infatti quelle scelte sono state epurate poi dalla versione cinematografica. Comunque vediamo, basta, bando alle ciance, questa è la mia reaction al trailer del Fabbricante di Lacrime, teaser, vediamo, iniziamo. Posso dire che già mi cala la palpebra, nel senso che per... allora, l'atmosfera è giusta, nel senso che se avessero voluto fare... Ho stoppato un attimo, siamo a 3 secondi. Se avessero voluto fare una trasposizione cinematografica del Fabbricante di Lacrime, anche io mi sarei immaginato una fotografia un po' scura, un po' plumbea, o comunque da... anche un po' per occhieggiare a sto trend del Dark Academia, anche se non è un fantasy, per quanto sembri un fantasy se non lo sai, ma è un romance come tanti altri. Però questo mood plumbeo me lo immaginavo, abbastanza banale la scelta musicale, nel senso Billie Eilish messa lì anche un po' come come occhieggiare, no? Un po' ruffiana, bella canzone comunque, però se mi immaginavo una versione trailer di Fabbricante di Lacrime, me la immaginavo così, papale papale, con anche come incipit quelle supercazzole pseudopoetiche, quindi voce sofferente della nostra protagonista, la nostra cosina, che dice noi siamo rotti, quindi vediamo come va avanti. Non siamo come gli altri. La rosa! Hanno lasciato la roba della rosa! Nel libro era di un trash, quel capitolo lì. Qua invece c'è lei che apre l'armadio e trova la rosa nera e dice oh no! Siamo spaccati 1000 pezzi! Cioè, sembra... È finito? Vabbè, un teaser trailer. 27 secondi. Ma raga, ma voi volevate un video reaction su questa cosa qua e non succede niente. Torno un attimo indietro, almeno. L'unica mia certezza è che hanno lasciato la cosa narrativa delle rose. Raga, è Twilight comunque. Cioè, sembra, non si capisce molto a livello narrativo di quello che succede effettivamente, però come teaser ci sta, nel senso, dà già gli elementi che mi immaginavo. Sono contento che la fotografia un po' fosca l'hanno tenuta. Mi piace, sapete che mi piace a livello estetico quest'uso delle luci un po' plumbeo? Non mi dispiace. Non mi dispiace. Da quello che vedo mi sembra che sia anche una produzione... che ha avuto il suo budget, ma ci sta perché è un film tratto da un libro di larghissimo successo e dal successo ipertelefonato. Non ho grosse cose da dire su eventuale recitazione degli attori o... Non ho grosse cose da dire perché, a parte la supercazzola, ci siamo spaccati 1000 pezzi, sto voice over qua. Non ci sono grossi dettagli che ci lasciano intendere quanto bravi siano gli attori o meno. Ci sono dei punti dove sembra una copia di Twilight totalmente, forse con una fotografia migliore, però lui, ma lei mi sembra, come estetica, sembra un po' più sveglia della Niklas, chiamava, del libro. Lei me la immaginavo proprio come una piccola fiammiferaia, proprio una cosina spaccata in due, appena la tocchi si cade, così. Invece devo dire che almeno dal punto di vista estetico, anche l'attrice che è stata scelta come messa, mi sembra già un po' più sveglia, diciamo, un po' più in grado di stare nel mondo, credo. Però è difficile capirlo da 20 secondi di video. Lui è l'ennesimo manzo oggettificato, però posso dire che questa vibe dark mi piace. Non è neanche scontata la scelta. Io temevo che scegliessero
uno pseudo Ardyn senza carne né pesce. Per carità, Erin Doom nel romanzo ripete ogni 3 secondi che ha i capelli neri e gli occhi più neri del nero. Rigel! Ecco, gli occhi neri! Neri come la morte! Ecco, quindi mi piace. Allora, lui comunque, posso dire che la scelta attoriale non mi dispiace perché non è comunque, cioè, è un bonazzo, un manzone così un po' gettificato come prassi in questi film, però. La vibe oscura, non banale, mi piace, perché potevano scegliere anche un fighetto qualunque con capelli neri e ciapalì. Invece lui, anche i lineamenti che ha, dà proprio un effetto di uno che quasi ci crederei se mi saltasse fuori che ascolta black metal, per dire. Anche se è messo giù bene, cioè è tutto perfettino, comunque mi dà una vibe di oscurità. E dal punto di vista estetico, secondo me, cioè per i personaggi che sono, rendono bene l'idea. Lei addirittura mi sembra un po' più sveglia rispetto alla protagonista del libro, che me la immaginavo come una che fa così. Però dal punto di vista attoriale non saprei dirvi, perché grossi campanelli d'allarme, tipo gli attori di After, disastrosi, che già dal trailer si capisce che sono un disastro, non ne vedo. Mi sembra. In realtà si vede poco, ho poco da dire. Posso dire che è esattamente come me lo immaginavo. La cosa che mi lancia al campanello d'allarme è che, non avendo trovato nulla di particolarmente trash, ho avuto solo la conferma che la roba delle rose c'è, ma anche l'inquadratura della rosa, lei che apre l'armadietto e trova la rosa nera con questo gioco dello sfocato, è anche fatto decentemente, quindi non mi dà delle vibe di c'è, cioè, trash, mi sa di film che accontenterà i fan così a pelle e che purtroppo, non offrendo grossi picchi trash, sarà una noia mortale per il sottoscritto. Mi immagino questo. Ma fatemi sapere anche voi che cosa vi aspettate dal film Fabbricante di Lacrime. Io sospendo il giudizio nell'attesa di un trailer un po' più lungo, o comunque dell'uscita, che credo sia ad aprile. Confermate, vediamo se c'è scritto da qualche parte. C'è un titolo lunghissimo sto video, vediamo. No, non c'è scritto. C'è scritto 4 aprile. Ah, dai, non manca neanche tanto. Vabbè, ne capiremo il da farsi. E detto ciò, questa è la mia reaction. Spero che vi sia piaciuta. Intanto vi aspetto a un prossimo video. Vi mando un bacione. Mua! Ciao ciao!